Salve, per me è un piacere parlare con voi oggi dello strumento che unisce di più nell'incanto e nell'ammirazione, l'arte in ogni sua forma. In particolare vorrei condividere con voi alcune riflessioni su uno dei maggiori capolavori dell'arte pittorica italiana, la Deposizione di Caravaggio. Io però non sono qui né per darvi una lettura di quest'opera, né tantomeno per darvene una sua descrizione. Non vi dirò infatti che è stata dipinta tra il 1602 e il 1604 o che si conserva presso la Pinacoteca Vaticana. Neanche vi dirò che si compone di sei personaggi i quali rispecchiano il realismo e l'uso della prospettiva che rivoluzionano la pittura italiana. Al contrario, mi piacerebbe che vi concentraste su ciò che rende unico ogni capolavoro artistico, su ciò che è l'essenza stessa dell'artista. Ma su ciò che purtroppo spesso la maggior parte di noi non sa cogliere, il dettaglio. E Caravaggio è peculiare in merito al dettaglio, perché è lui che dà significato e costruzione ad ogni sua opera, ed è lui che ogni volta veicola il messaggio che egli intende mandare. Guardate assieme a me la tela dietro di voi e osservate il braccio di Gesù e mettetelo in relazione con il suo corpo. Potrete vedere che, mentre il corpo di Gesù è privo di vita, in apparente contraddizione le vene del braccio sono in tensione. Questo per citare il ruolo del Cristo, che è quello di redimere l'umanità dal peccato e dalla morte attraverso il proprio sangue che egli dona volontariamente ad ogni essere umano. Adesso guardate il dito di Gesù che indica la lapis unctionis, in latino la pietra dell'unzione, il cui angolo buca, per così dire, lo schermo in questo caso. Questo a citare il salmo secondo il quale la pietra scartata dal costruttore sarebbe diventata la testa dell'angolo. Guardate ora in basso a sinistra, dove troverete una pianta con le foglie rigogliose, che si chiama tasso barbasso o verbasco, che come tutti sanno era usata per fare gli stoppini delle candele. Quello che però non è sempre noto è che questo piccolo arbusto rappresenta la vita. Quindi a me in questo contesto particolare mi piace accostarlo alla risurrezione del Cristo, tanto che la sua vitalità contrasta con la secchezza della pianticella che invece si trova in basso a destra, che quindi potrebbe essere collegata alla morte. Il sacrificio di Gesù, il cui peso è sostenuto da Nicodemo, di cui vedete al centro dello schermo le spalle e la schiena piegati, è quindi la chiave che libera l'umanità dal peccato e dalla morte prima che egli sia risorto. Ma perché io ho voluto condividere con voi questi dettagli, tanto piccoli da non poter essere colti senza un esame attento? La ragione è duplice. La prima è che il dettaglio permette la piena comprensione del messaggio, di qualunque natura esso sia. E la seconda è che il dettaglio permette di cambiare la prospettiva delle circostanze che man mano ci si presentano, e quindi le decisioni e di conseguenza le nostre azioni. Per farvi comprendere meglio, però, vorrei parlare con voi dei colori. Voi conoscete che esistono i colori primari o principali, che ci trasmettono un'idea di completezza, totalità o pienezza. Secondo me, però, la loro vera forza, la loro pregnanza, sta nel fatto che, se ben abbinati o combinati, essi creano un numero infinito di sfumature. Quindi i colori sono sempre gli stessi, ma le sfumature che si creano sono infinite. Allo stesso modo, la vita, come affermava il filosofo latino Seneca, è per tutti uno spazio di tempo limitato, ma sono gli episodi di cui è costellata che la rendono unica e degna di essere vissuta. Se noi quindi troviamo il coraggio di cambiare la prospettiva delle nostre circostanze, siamo anche conferiti dell'unicità e della dignità del privilegio di vivere, privilegio che molto spesso purtroppo non cogliamo. A me è accaduto proprio questo. L'arte rappresenta la metafora della vita che io ho volontariamente deciso di condurre, un'esistenza fatta di dettagli e di conseguenza di azioni mosse da uno sguardo che di volta in volta si è ampliato, mai fermandosi alla superficie.
Io, dopo il liceo classico, ho deciso di continuare gli studi umanistici intraprendendo la facoltà di lettere classiche, con piena gratificazione sì, ma certo non senza difficoltà. Ogni volta che superavo un esame e uscivo da quella stanza, infatti provavo la sensazione entusiasmante ed avvolgente di chi fa quello per cui è nato. E questi traguardi, man mano che li conseguivo, pur senza sapere se in effetti ci sarei riuscita, stavano dipingendo il quadro della mia vita, ma soltanto con i colori di base. Le sfumature per me si sono delineate, o almeno hanno cominciato a delinearsi, nel 2010, quando in uno dei musei più prestigiosi del mondo ho incontrato il mio mentore, una donna fantastica che tra 50 persone lì intervenute per una visita ordinaria ha colto proprio il mio sorriso. Questa persona mi ha insegnato ciò in cui non avrei mai sperato, ma che avevo sempre desiderato, e cioè a vedere l'arte e i suoi significati nascosti. Grazie al suo insegnamento non solo ho potuto guardare ogni dettaglio espresso dall'artista, ma soprattutto ho intrapreso il mio viaggio verso la persona che voglio diventare, verso quella persona che il dolore per troppo tempo mi aveva tolto. All'interno del percorso che ho fatto con lei, ho potuto, con anche l'ausilio degli altri sensi, guardare letteralmente ogni opera d'arte. Infatti, ho potuto toccare le stoffe narrate nella scena, ho potuto ascoltare le musiche suggerite dal contesto o annusarne gli odori. Queste sensazioni mi riportano spesso indietro alla mia infanzia, quando, come tutte le bambine, giocavo con le bambole e, altrettanto classico, perdevo la scarpetta di Barbie. Così andavo dalla mia mamma e gli chiedevo di aiutarmi a trovarla, ma lei mi rispondeva sempre con una frase, mi diceva: trovala da sola, usa quello che hai. E io effettivamente non capivo, ma piangevo e le tornavo a chiedere aiuto. Ma lei era irremovibile. Fino a che il risultato fu che io in effetti trovai la scarpetta e gliela mostrai felice. Crescendo però le chiesi perché mi avesse trattato così, perché fosse stata così cattiva con me. E lei mi rispondeva che nonostante se ne rattristasse, in realtà era necessario alla mia autonomia, alla mia risolutezza e alla mia responsabilità. Io ancora adesso, onestamente, mi chiedo come mia mamma abbia potuto comprendere talmente profondamente sua figlia, me, da poter intuire addirittura prima di me quali fossero le mie inclinazioni, le mie attitudini, ma soprattutto la mia volontà. Forte del suo supporto, potei quindi scegliere di andare dietro alle mie passioni, anche quando esse erano insolite oppure sconsigliate. Consapevole della sua fiducia e della sua lungimiranza, potei assecondare ciò che mi dettava il mio cuore, l'amore per la vita e l'amore per il sapere. E questo è stato determinante per poter soddisfare la mia curiosità di provare ogni esperienza e di conoscere ogni emozione, da quella più forte a quella più comune a tutti. I risultati di questa curiosità sono stati molteplici. Ad esempio, le tele che io stessa ho realizzato, guidata dalla sapiente mano delle mie insegnanti, creando anche delle sfumature, oppure i dipinti su stoffa. In questi anni ho appreso una verità fondamentale. Le uniche persone che si pongono dei limiti siamo noi stessi, e siamo sempre noi stessi che definiamo impossibili le strade che ci rifiutiamo di intraprendere. Come succede quando si decide di cambiare il corso delle proprie circostanze, ho cominciato ad essere circondata di persone che, come me, condividono la stessa mission di sfidare il limite laddove è impossibile. Tutte queste persone hanno contribuito a farmi alzare dalla sedia e a cambiare di nuovo la prospettiva, ancora attraverso un dettaglio. Ognuno di loro non ha accettato l'idea di arrendersi. Ognuno di loro si è mosso, ed è così, non stando fermo, che ha fatto le vere scoperte. Una di queste scoperte è una tecnologia sviluppata da chi crede che si possa provare ogni esperienza da parte di tutti, anche da parte di quelle persone a cui prima essa era preclusa. Il genio e l'illuminazione di queste persone ha permesso di fruire in autonomia dell'arte anche ad individui che come principale risorsa possiedono tatto e udito, ma che fino ad ora hanno creduto che il bello dell'arte non fosse per loro,
come non lo sarebbe stato per me, che ho un particolare problema che tecnicamente mi fa definire non vedente. Io, da non vedente, lavorando con questi strumenti e osservando la gioia di chi in autonomia e indipendenza ammira un'opera d'arte, ho imparato un'altra cosa: che l'artista, quando crea un suo capolavoro, lo fa assemblando una serie di dettagli per rappresentare il proprio genio emozionale, la propria creatività, la propria ispirazione, per farla vedere non a una categoria di persone specifica, bensì a tutti. Tutti, infatti, devono poter ammirare ed apprezzare un'opera d'arte senza proibizioni né imposizioni. E Caravaggio, quando ha dipinto la Deposizione, ha scelto di soddisfare il proprio estro rappresentando i suoi personaggi nel proprio dolore e nella propria povertà. Questo lavoro oggi è ricordato e apprezzato a dispetto di chi, invece, all'epoca lo aveva giudicato e disprezzato. Come Caravaggio ha fatto in pittura, anche io, nella mia vita, ho deciso categoricamente di ignorare chi mi ha sempre detto «questo non lo puoi fare». E a questo severo divieto ho deciso di rispondere, compiendo esattamente le azioni che quelle persone mi avevano detto di non fare. Soltanto in questo modo ho potuto sentire cose che gli altri non sentono, ma soprattutto vedere cose che gli altri non vedono. Quello che ho imparato e che vorrei condividere con voi è che la curiosità, l'amore per il dettaglio e la forza per cogliere il senso di questo dettaglio mi hanno permesso di imparare a vedere l'arte con la A maiuscola. In realtà, oggi, per me, questi tre pilastri sono molto di più. Sono le costanti di una formula che mi ha insegnato a vedere l'arte, ma che mi ha insegnato molto di più, a vedere la vita. Grazie. Volevo condividere con voi un'ultima cosa, per cui ringrazio sentitamente tutti coloro che si sono impegnati, perché questo è uno degli strumenti, in questo caso è lo strumento, che mi ha permesso di raccontarvi la Deposizione di Caravaggio e di farvela vedere come la vedete voi, ma attraverso i miei occhi. Grazie a tutti.